La Cassazione scrive la parola fine alla triste odissea di un dipendente licenziato ingiustamente dalla società Sea Work Service, una delle ditte di servizio, al terminal portuale di Gioia Tauro, rigettando il ricorso dell'azienda e consentendo così al lavoratore, iscritto alla CGIL, di mantenere il posto di lavoro dopo la vittoria in ben 7 fasi di giudizio, 3 per il primo licenziamento e 4 per il secondo, irrogato ancora prima che lo stesso fosse reintegrato in servizio. Con l'ordinanza prima e con sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Palmi aveva infatti dichiarato la nullità dell'atto di recesso per violazione di norme imperative, disponendo un nuovo reintegro nel posto di lavoro per il lavoratore, oltre al risarcimento del danno. Contro la sentenza, la società aveva proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che all'esito del giudizio aveva confermato la sentenza di primo grado. La SEA Work Service, sebbene soccombente in 3 fasi processuali, aveva quindi fatto ricorso in Cassazione.